Il retrocucina di Carla Lattini, alla scoperta di segreti e curiosità nel mondo enogastronomico. Boom 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 boom, buongiorno. Buongiorno. Bello, buongiorno. Allora Luca, buongiorno, buon mercoledì 25. Ho sentito una voce. Come Giovanna d'Arco. Come hai detto, scusa? Ho sentito le voci come Giovanna d'Arco. Hai sentito le voci? C'è, sì. c'è una voce in lontananza, in sottofondo. Marina Wiesendanger, fatti presentare come si deve. Grazie. Fra poco, ragazzi e ragazze, cominciamo un viaggio, un altro viaggio che sarà molto lungo con la nostra amica stilista, artista, scrittrice Marina Wiesendanger, e partiamo, e chi più ne ha più ne metta, partiremo da un armadio che sembra un cappotto, Luca, sì. E arriveremo niente geniale. Poco di meno che a una delle odi più belle di Pablo Neruda, dedicata alla cipolla. Che cosa c'è nel mezzo, Luca? Lo scopriamo. Non con possiamo Marina. Dirlo adesso, se no anticipiamo troppo. No, no. Va bene, un po' di musica. Vai poi... con la musica. Ma che musica maestro, c'era il famoso ritornello, e quindi non so se Marina lo ricorda questa canzone di Raffaella Carrà. No, io sono su Amandoti perdutamente. Vabbè, tu sei sul romantico, io vado sul invece sul tango, sì. Sul popolare, sul pop. Ragazzi, non perdiamo tempo perché abbiamo tantissimi argomenti e tantissime cose meravigliose da far raccontare a Marina. Marina, a te la parola, vai. No, ho un pensiero da stamattina, te lo raccontavo, tu hai parlato di un armadio, io parlavo col mio, mi scusavo perché stamattina volevo sapere cosa mettermi per la trasmissione, perché non importa se non ci vediamo, non è un motivo. E ho visto tante cose, colori, sai, taglie, gonfio, sembra una pasticceria. E non so, adesso non saprei. Comunque mi è venuto in mente l'armadio. Di tua nonna? Sì, aveva un armadio nero, quasi nero, enorme. Aveva i riccioli sopra, era tre ante, sai quelli... quei riccioli da falegname di allora, aveva sì. Tre specchi, e siccome era tre ante, ogni ante aveva sotto due zampe, dei zamponi da belve, da leoni, con quindi sei zampe, una cosa di zampe, con quegli unghioni che io seduta lì per terra piccolina ci passavo le dita. E la nonna diceva, se sei lì ti do lo straccino così si sporca. La nonna approfittava. La nonna... E poi dopo 30 anni, sì, abbiamo fatto quell'armadio cappotto, io credo che tiene i cappotti, che così non se ne parla più, si capisce per cosa serve. E poi è venuta l'IKEA, mi ha preso questo trip, che ha avuto una gran bella idea, che secondo me gli è venuta dalla Cameo. Sai la Cameo che fa quei dolci con delle belle foto sì. Sulla scatola? Sì. Tu lo compri. Nella frenesia del supermercato, e quando sei a casa vedi che ci sono solo bustine con cose chimiche polverizzate. Mi ha fregato una volta, il resto sono andata in pasticceria dove la vedo, la pago e poi me la mangio così com'è. Beh, insomma, da IKEA tu compri un bel armadio tra tanti, poi te lo porti a casa. Se lo porti a casa è già un viaggio nell'ignoto, perché sono assi lunghe che in ascensore non ci stanno, sacchetti di viti, istruzioni in svedese. Ci sono poi se scappi dall'inglese, dal francese, dal tedesco, ci sono anche in italiano. E poi sono cavoli tuoi montarlo. E a casa e poi si litiga in casa quando cioè, ci insomma, sono i mobili da montare. La pressione, cioè. Per un paio di giorni è meglio non andare in una casa così.
E poi finalmente nella storia dell'armadio si è deciso che l'armadio è una parete, che tu dici la stanza è più piccola, io ti dico no, lo spazio diventa anzi più grande perché la parete ha gli specchi. E adesso il E quindi problema. l'armadio diventa molto più grande. Eh sì, che c'è un mucchio di posto, ma il mondo gentile ti pensa e ti frega e ti manda un bel Covid che annulla tutti i nostri Ai, sforzi ai, ai. nei 2 anni. E cosa vuoi comprare? Un paltoncino. Io devo dire che l'ho comprato, ma mi sono sbagliata, perché tanto non si esce di casa e poi le cose per casa e quelle per fuori sono le stesse. C'è quel maledettissimo triste piumino che è una roba di nylon imbottito non sempre bene, niente sciccherie, niente ficcatine, come dice la canzone di Madame. Luca, la canzone di Madame ce l'hai? Di? Sarebbe qui là una volta, è molto bella. Insomma, tra le tante cose finite c'è la moda, quella vera, che raccontava la storia con le stoffe, i tagli, i colori. E ha lasciato sul campo un mucchio di cose, per esempio anche me, che andavo al mercato in tutù, sopra il ginocchio naturalmente, non quello lì. Scusa, in tutù? Cioè tu In tutù, mettevi sai, in tutù e andavi al mercato? al mercato, dovunque non ci fossero rose, in giardino ho le rose, se vado in tutù, Ecco, sono quindi in giardino mercato. il tutù non si può Non mettere. posso, io pensavo, l'avevo Ecco. preso per il giardino, poi ho piantato le rose. E lo metto dovunque, è molto bello, è un grigio polvere, azzurro, bello, gentile. E va bene dappertutto tranne che qua in giardino. E insomma, questo per dire come cambiano i tempi, Carla. E stavolta ce ne siamo Adesso poi lo accorti. possiamo dire Ma a voce alta. tutti a voce corale, perché tutti Sì, insieme, sì. in tutto il mondo, in questo momento, lo sappiamo. E volevo dire. E ma come siamo ingrassati? Cioè, mi ha fatto paura. Meno male che non ci frequentiamo. Però oggi questo mi dice che è il momento, il tempo di pensare alla nostra salute che è sulla linea di fuoco. È È provvisoria, vero. è debole, è attaccata. Se non oggi, dimmi quando. Oggi. E Adesso. allora? Adesso, proprio adesso che siamo messi così, ma noi abbiamo una fortuna, siamo le scimmie. La nostra fata madrina deve essere una scimmia vicino alla culla, perché vogliamo sapere che cosa succede, siamo spinti verso il futuro della curiosità e capiamo che il cibo, come diventerà? Quello che adesso ci ha fatto ingrassare forse non va benissimo. Deve essere diverso, deve essere un oggetto di scienza, perché il cibo. Senti, Marina, Dimmi, dimmi. scusami, quando parlavi di dobbiamo difenderci informandoci, Sì. mi dicevi che appunto dobbiamo farlo adesso, assolutamente Ma adesso. adesso che abbiamo un mucchio di tempo, poi. E brava, perché comunque qualcosa è mutato, dicevi, mutato, o cambiato. Che differenza Mutato. c'è? È cambiato vuol dire tu pigli una strada, a un certo momento giri a destra, dici basta, mi sono stufata, vado a vedere cosa c'è. Invece mutato è interiore, è una mutazione che ti viene da dentro, che trasforma te. La direzione ti vede diverso, di diverso dentro. Secondo me Quindi mutare è questo, sei tu che muti proprio. sì. Sì, sei tu, non è che il piede ti porta qua o là, Ben è una chiaro. cosa. Hai capito, Luca? Adesso Marina, ci fermiamo. Luca ci mette una canzoncina, speriamo che sia degna delle tue parole. Le mie sono solo brevissime interruzioni. Perché dopo abbiamo una nomination assolutamente di grande, grande importanza. Luca, vai con la musica. Eh sì, Vai. ci fermiamo un attimo e poi riprendiamo la nostra trasmissione con Marina Wiesendanger. Vi aspetto. Le nomination di Carla Latini.
Eccola qua la nostra streghetta con le nomination. Carlo Latini è la streghetta, no Marina? Marina è la fata madrina. Esatto. No, sono una scimmia. Cosa vuoi fare tu, Marina? La scimmia, è la mia scimmia. Marina è la mia scimmia, la mia scimmietta. Allora, Marina, chi sono le protagoniste? Già ho detto che sono le e sono al femminile. E chi sono le protagoniste della nomination di oggi, di questo viaggio? Chi incontriamo in questo viaggio? Le api non possiamo sbagliare. Le api lavorano per la natura. Non so se ci pensiamo abbastanza. E noi siamo natura. Loro fanno in modo che tutto il ciclo completo della natura sia programmato per noi. Cioè, per dire, l'ape impollina l'albero, no? Lo sappiamo. Sì, che fiorisce. Certo. E la cosa fantastica è che fiorisce un tipo dopo l'altro. Cioè, prima c'è il pero che fiorisce. Il mandorlo, scusa, me lo ricordo. Il mandorlo fiorisce prima del pero, poi dopo fiorisce prima del ciliegio, che fiorisce prima dell'albicocco, che sembra un programma da computer raffinato. E questo per avere la frutta fresca in ogni stagione. Sì, questo per avere la frutta fresca in cesti, tutto naturale, e è una tecnologia, perché le api sono ancora oggi la realtà più moderna dell'intero pianeta. E poi, se ci pensi, fa un solo prodotto, che anche questo è meraviglioso. E la stanno sterminando, la intossicano con i diserbanti. Ma io dico, vogliamo davvero stare fermi a vedere che si perde il sistema che ha permesso l'evoluzione dell'uomo? Io, sai, non ci pensavo prima, perché qui in campagna, con l'orto, le rose che mi strappano il vestito, un po' d'acqua, i fiorellini che semino, le api ci sono tante e sempre, quindi non ci pensavo. Invece queste coltivazioni intensive le sterminano, e è una cosa che non si può tollerare, perché nel giro di 2 anni, per dire un numero molto vicino, senza le api la terra sarà molto più leggera, perché sarà senza di noi. Guarda, adesso mi hai fatto pensare, ti interrompo veramente, mi hai fatto venire in mente quando ho conosciuto Carlo nell'84, no, nell'84 sì. Ci siamo sposati, quindi l'ho conosciuto nell'82-83, e aveva già cominciato a coltivare i meloni biologici, senza diserbanti, eccetera, eccetera. Vedi. E alla fine di ogni fila di piante aveva preso un'arnia, una casetta delle api. Certo, e io, essendo una cittadina, vissuta sempre in città, ero terrorizzata dalle api. Già. E Carlo invece mi diceva, guarda che io ci passo in mezzo tranquillamente, loro mi conoscono, sanno che stanno bene qui. E poi piano piano ho visto che in realtà era proprio così. Nel senso che era proprio un'armonia strepitosa, bellissima. Anche quando ce n'erano tante, loro facevano i cavoli loro, in pratica, cioè non e ce l'avevano con cavoli. Noi uomini. Sì. Fanno i cavoli loro. Certo. Sì, è proprio, loro stanno belle tranquille. E quindi sì, a me piacciono molto. Quando vedo che ci sono le api nel nostro vuol giardino... Vuol dire che è il posto, sì, va bene. Io le raccolgo, ogni tanto cadono in piscina d'estate, e noi siamo tutti organizzati con il retino, le tiriamo su, le mettiamo sul bordo, sui sassi del bordo, poi io gli soffio un po' tra le ali e loro si asciugano, si sbattono le ali e poi se ne vanno. Secondo me sanno benissimo che sono salvati. Sono la cosa più completa, più intelligente in natura. Senti, in tutta questa nostra storia delle api, del nomination, c'è una persona che spunta un uomo. Ma chi è questo uomo? Ho conosciuto un uomo che è un grande uomo di food. Oggi noi cibo diciamo food, perché visto che siamo globalizzati, certe parole dobbiamo usarle tutte insieme.
Il cibo è la sua materia scientifica e la insegna nelle università americane, lavora per grandi gruppi alimentari americani e è un frequentatore del MIT, un cervellone della Silicon Valley. Io lui, ho capito che sa tante cose, gli ronzo intorno, gli rompo, ma ti faccio delle Immagino domande. con il tuo stile. Ti faccio Tu delle hai lo domande stile difficili. della bambina di 3 anni che comincia a dire: e perché? Per E questo è rompere. perché? E perché? Ecco, Mamma, brava, perché? perfetto. Papà, perché? E D'altra parte, perché? se non gli faccio, se io le sapessi le risposte, scusa, mi risponderei da Non le sola. faresti, certo, le Ecco. domande, ovvio. Guarda, adesso ti faccio rimanere a bocca aperta. Lui mi ha fatto vedere la foto di un prototipo che ti ho mandato, non so se si vede da Sì, che te. poi faremo vedere ai nostri Ecco, ascoltatori, le stiamo sono facendo molto girare. contenta, sì. È un prototipo di frigo, mi sembra della Samsung, che uscirà tra 4 anni. La porta del frigo è di gel verde. Tu vedi la padrona di casa che infila una mano nel gel, tira fuori una pesca, poi il gel si richiude e la sua mano e la pesca sono pulite. Cioè adesso dimmi, non è l'argomento del giorno questo. Ti fa venire voglia di vivere fino a ancora 4 anni di sicuro per averlo sto Per frigo. avere questo frigorifero di gel. Insomma, adesso io lo Senti, voglio. non si può sapere il nome di questo Ah no, no, conosco ecco, lui un uomo. non. Lui mi ha mandato una foto che tu hai, è una bellissima foto, non vuole essere nominato. Io lo direi subito qui in segreto, ma lui non, questo No, non no, è. no, no. Ha un mantra Lasciamo. però, Ah, ecco, che è è molto uno carino. scienziato comunque, Sì, ecco, un uomo di del scienza. cibo, sì, si è tratta il cibo, appunto lui dice che il cibo adesso va trattato dalla tecnologia scientifica, perché se no noi moriamo. Allora, lui ha, difatti, senti il suo mantra, te lo leggo in inglese o in italiano, perché sono intriganti tutti e due. Leggilo in inglese e poi E lo poi ce lo traduciamo in dici, italiano. certo. Allora dice: Probably you are what you eat, but sure you are what you did not eat. Allora, forse tu sei quello che mangi, come diceva il nostro caro. Ma di sicuro tu sei quello che non hai mangiato, che è una cosa su cui riflettere. Ti piace? Che è proprio che è la verità. Che Sì, è la è verità, è il suo vero. mantra. E come dicevamo ieri, perché Luca, io e Marina ieri ci siamo Ah, chiacchierate un po', come al solito, ci siamo chiacchierate un po' e ci è venuta fuori chiacchierone, eh. questa frase, Luca, che abbiamo trovato molto bella. Per il cibo buono è sempre tempo. E un'altra cosa che mi frulla per la testa in questi, un altro pensiero che mi frulla per la testa in questi giorni è che perché il cibo sia buono ci vuole anche il tempo giusto per prepararlo e per farlo. Quindi diamoci il tempo giusto. Sbaglio, Marina, no? No, anzi dico che ce l'abbiamo, visto che ce l'abbiamo, visto che ce l'abbiamo. Parleremo, se tu vuoi, di come impostare questo cibo buono per tutta la Terra, perché non è più una questione personale, di come la scienza lo farà. Se fa queste cose con le porte dei Figuriamoci. frigoriferi, immagina cosa fa con un però. Allora, Marina, stop, Luca, musica Il Big Bang ha e poi detto stop. andiamo alla terza parte della trasmissione che Vai. qui ne ascolteremo delle belle. Va bene, allora un Musica. attimo di musica e poi di Ciao, nuovo con ciao, ciao. il Ti aspetto. retrocucina. È il retrocucina di Carla Latini, anche quest'oggi insieme come al solito a partire dalle 10:30, e poi avete la possibilità di rivedere e riascoltare attraverso i nostri podcast questa intervista con Marina Wiesendanger, che è qua,
insieme a noi. Eccola qua, la vedete in questa bella Marina, litografia. io parto subito con una domanda. Sì. Nell'alta gamma del food, oggi come oggi, nell'alta gamma del cibo, Sì. che cosa c'è? Cosa troviamo? Ecco, è l'esempio di quello che abbiamo detto finora, del cibo buono, del cibo vero. Trovi l'arte povera, perché è quella che ti garantisce la Ecco. semplicità contro la sofisticazione. Per esempio, se Bottura oggi ti dà, dopo tutti i suoi piatti, i tortellini alla panna e Beck, la carbonara con l'uovo del cortile, questi vanno interpretati come segnali di ricchezza, dove il vero lusso è la semplicità. Ah, Carla, conosci il Ecco. fagottello di Beck? Il No, non lo fagottello. conosco, no, ne ho sentito parlare, ma non l'ho mai mangiato. Adesso te lo racconto. Il fagottello di carbonara è un raviolo, è il plin piemontese, che è un raviolo piccolino. È ripieno di panna, pecorino, pancetta e uovo sbattuto. È un Che piccolo buono. raviolo quadrato al sapore di carbonara, una carbonara da viaggio interiore nella gola, che il prima fa gnam e poi fa glu. E anzi, sai cosa ti dico? La prossima puntata possiamo chiamarla Il sapore è un prodotto? Certo, mi piace Ecco, perché molto, lui l'ha molto, fatto. molto. Comunque Beck è stato, facendo questo, ha dimostrato di essere molto attento a come la natura fa gli imballi delle sue cose, dei suoi cibi. Abbiamo guardato dei ricci di mare. È un Ah beh, imballo che è uno sballo. un imballo meglio di quello del Non è riccio. possibile. Sicuramente quello che è all'interno, se dovesse viaggiare con tutti i corrieri internazionali, non si romperebbe affatto. Certo, perché E poi poi. dobbiamo contare sull'idrogeno, no? Sul polistirolo. E la cipolla? La cipolla Siamo adesso. arrivati alla cipolla! Siamo arrivati alla Arrivata cipolla! la cipolla. Vuoi che ti lega qualcosa di Neruda? Lui, Neruda. Sì, Neruda ha sì, sì. scritto 3 pagine sulla cipolla. Io ti dico solo. Vuoi che lega in spagnolo? Vai, No, oggi è in italiano, internazionale. leggicelo in Solo il italiano. titolo. Cebolla. La cipolla. Cipolla, luminosa ampolla, squame di cristallo hanno accresciuto la tua bellezza e nel segreto della terra buia si è arrotondato il tuo ventre di acqua sotto la terra. È avvenuto il miracolo. La terra così, cipolla, chiara come un pianeta destinata a splendere, rotonda rosa d'acqua sulla mensa dei poveri. Innaffiata con l'olio, spolverata di sale. Avvolta in delicata carta, esci dal suono, eterna, intatta, pura come semenza di astro. Punto. Punto. Punto e capo. Sai cosa mi hai fatto venire in mente Hai adesso? fame? Hai fame? No, la fame ancora no. Io amo le cipolle, cioè mangerei Anch'io. cipolla sempre, la metto dappertutto. Mi hai fatto venire in mente l'ultima parte del film Il Postino con Massimo Troisi, Sì, con Philippe Noiret che era appunto Pablo era Neruda. Neruda. Era Neruda che ritorna in questa isola e va a trovare appunto il postino, Antonio mi pare si chiamasse, Salina. e Antonio aveva una trattoria e gli fa mangiare questi spaghetti con i quali poi Neruda produce un'altra bellissima poesia e la lascia al postino. Te la trovo, mi sa che ce l'ho da qualche parte, perché Non ti questi ricordi spaghetti come poi si sono. chiama? Guarda, gli spaghetti sono fatti con un sughetto molto particolare con pomodoro e carciofi, che io il carciofi col pomodoro non Non è li che vedo neanche molto a me bene. suonano, ma lei era talmente bella che poteva fare Lei qualsiasi poteva cosa. fare qualsiasi cosa, Sì. sì, tant'è che io ho provato questa ricetta ed è buonissima. Guarda, la puoi trovare se vai sul sito della nostra Io, amica ma Marina io ho il Malvezzi. libro davanti a me di Neruda, senti,
Non mi ricordo come si chiama, non mi ricordo. Quando ricordi, me lo dici. Sì. Grazie. Luca, noi abbiamo cominciato questo viaggio dall'armadio di legno e siamo arrivati addirittura a parlare di Pablo Neruda, della cipolla e del postino. Quindi ci siamo fatti un viaggio passando attraverso le api e attraverso il frigorifero di gel che tra 5 anni gel, speriamo di poter avere tutti in casa. E quindi sono curiosissima e sono soprattutto curiosissima come una scimmia, come dice Marina, perché voglio riuscire a... voglio sapere come continuerà questo nostro viaggio, quindi fra un mesetto o giù di lì ci risentiamo. E Marina, ci porti ancora a spasso con te. Va bene, tesoro. Grazie Marina, ci fai sempre sognare e ci fai sempre immaginare delle cose a volte reali, a volte irreali, ma che comunque colpiscono sempre il nostro animo, no? Il nostro cuore. E quindi... E c'è sempre quel sottile filologico che non si stacca mai, no? Che continua, anche se saltiamo un po' in qua, un po' in là, come un'altalena, poi il filo continua la sua strada. Il bello di Marina è quello. Questo è la Marina Wiesendanger. Va bene. Grazie ragazzi, no, grazie mille. Sono stata bene con voi, come sempre. Salutici Kirby. Lo sappiamo, per questo ogni tanto ti chiamiamo. È reciproco. Certo, Luca mi dice, oh c'è la Marina, Wiesendanger, sono contento. È un amore. Bene Marina, buona giornata. Luca, buona giornata a te. Grazie, grazie a tutti. Buona giornata ai nostri ascoltatori. E noi ci sentiamo. Come hai detto, Luca, scusa. Non ho capito. E noi ci sentiamo... come hai detto Luca, scusami. Hai perso la linea, forse? No, io non ho detto niente, nel senso che dico oggi... Ho detto Kirby, vi saluta. Saluta Kirby, ho detto. Certo. Oh, grazie, no. Grazie. Vedi, siamo distanti, ragazzi. È perché oggi non hai le cuffiette. Nello stesso studio magari ci guarderemmo negli occhi certo, e capiremmo... E che non hai le cuffiette. Volo. Il problema però, è quello. Benedetta la radio che ci mette insieme, ci fa raggiungere delle persone. La radio è veramente uno strumento benedetto, davvero. Bene, è vero. Buona serata, buona giornata. Ciao, buona giornata e buon mercoledì. Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao, buona giornata, ciao.